Beh, intanto suscitano una particolare rabbia, perché per un lavoro del genere non si deve aspettare 30 anni. Quindi io chiedo scusa ai cittadini di queste aree per aver dovuto attendere così tanto per un'attività che invece la Regione avrebbe dovuto consentire con periodica frequenza. Tenere puliti i fiumi, correggere gli alberi quando è necessario, evitare ostacoli, controllare se la foce e lo sbocco a mare è libera. Tutto questo è un'attività di prevenzione che va fatta perché serve a scongiurare il peggio. Su questo fiume si è atteso per tanto tempo, tante promesse mai mantenute. Adesso abbiamo dato seguito ad una ferma volontà manifestata lo scorso anno in un incontro che io ho avuto con i sindaci nel Riberese. E siccome sono abituato a mantenere gli impegni, devo dire che è stato bravo l'ufficio del Genio Civile di Agrigento, e ringrazio il suo capo perché, e tutti i collaboratori, perché abbiamo davvero fatto un gioco di squadra. Sono, come sapete, oltre 6 milioni di euro di lavori, abbiamo già mobilitato i mezzi pesanti, le ruspe. Il lavoro comprende anche la pulizia alla foce, e quello è un progetto curato dalla Protezione Civile per poco meno di 2 milioni di euro. Il 10 di agosto sarà espletata la gara d'appalto. Insomma, noi consentiamo al fiume Verdura di poter ridurre la potenzialità del proprio pericolo nelle stagioni abbondanti di pioggia, fenomeno questo che purtroppo si presenta con sempre maggiore frequenza. Presidente, tutto questo.